Ciao ragazzi, sono Keiko-chan e dopo questa pausa festiva, forse un po' più lunga, perdonatemi, eccomi qui a fare video. Scusate, naturalmente sempre in lunga attesa, però tra lavoro, vita di tutti i giorni, eccetera, insomma, è un po' impegnato. Comunque, oggi ho fatto questo video e l'ho anche pubblicato, però come avrete naturalmente visto dal video, l'ho fatto proprio a caldo. Avevo appunto appena finito di leggere Naruto, il capitolo finale. E quindi ero un casino di emozioni, no? Ah, mi piace, che schifo, che schifo, e l'ho fatto il video. Questo invece vorrebbe essere un video un pochino più tranquillo, a freddo, perché ho riletto, insomma, questi due capitoli finali. Ci ho ragionato un pochino sopra perché oltre naturalmente a non piacermi il fatto che Kishimoto abbia accoppiato gente a caso con lui, ci sono anche altre cose e quindi ho riletto questi benedettissimi, maledetti due capitoli e ho voluto poi fare questo video dopo che ho ragionato un pochino. Comunque, così, giusto per ricordo, ricordiamo Naruto come era all'inizio. Ma non è un manga che mi piace, no, solamente tipo 30.000 pupazzetti, Leo, Itachi, Madara, e Gashapon, Katsuyari, Una minaccia è stata naturalmente. Se rimossa. citava, tanto non ci sono minacce, muori. Dicevo, praticamente Naruto a me è piaciuto tantissimo fin dall'inizio, quando vidi l'anime in TV, perché non avevo letto il manga, e era molto avanti il manga poi rispetto, cioè, quando mi sono accorta di Naruto grazie ai JM, e quindi acquistai questo volume dopo la messa in onda da me, da parte di Mediaset, appunto la Planet ha fatto la ristampa e quindi è qua. E mi è piaciuto fin da subito, naturalmente è stato amore a prima vista e ho seguito le vicende di Naruto fino alla fine. La fine di Naruto, naturalmente non posso mettermi di tutta la storia, non la sapete. Se state guardando questo video sapete la storia di Naruto, altrimenti non lo guardereste. Naruto mi ha deluso, il finale mi ha deluso per vari motivi. Oltre a quelli che ho già detto nel precedente video, ovvero Kishimoto sembra averci dato un finale solamente, cioè un finale che accontenta il fangirlismo. Naruto con Hinata, se l'è mai filata. Però Naruto con Hinata, Sakura e Sasuke, Ino Kossai, Choji con quella, cioè tutte cose, vabbè. E anzi, meno male non ha contattato le yaoiste, perché a questo punto mi stava prendendo un po' il dubbio. Però, a parte questa cosa qui, che comunque, va bene, hanno voluto dare una famiglia a questi, nel senso, ah, facciamo raccoppiare un po' a destra e a sinistra, mettiamo un po' di figli, eccetera. La cosa che non mi è piaciuta, anzi le cose che non mi sono piaciute sono diverse. Ovvero, vediamo, saranno passati più o meno una decina d'anni dalla fine della guerra, dove praticamente Naruto si scontra con Sasuke perdendo uno il braccio o uno l'altro. E hanno un grado di tecnologia che non ho capito da dove allora è spuntata fuori. Nel senso che dal nulla all'avere PC portatili, parti meccaniche, perché Sasuke e Naruto hanno un braccio meccanico. Konoha è diventata una specie di megalopoli perché vediamo sopra i faccioni degli Hokage, sopra c'è una città enorme con palazzi super iper mega ultra tecnologici. Questo sta lì così. Ma è possibile? Già questa mi sembra una. E poi cioè, mi fai un mondo di shinobi e all'improvviso è diventato un mondo de boh, nostro praticamente. Cioè. La cosa è che appunto non c'era un accenno di tecnologia all'inizio, cioè che tu dici loro però avevano che ne so le macchine, avevano le che caspita, ne so, anche se non ho capito bene come facevano ad avere telecamere per registrare quando loro fanno le prove per diventare così Jonin, no, Chunin, che Jonin mi sto dicendo,
Esame sezione di Chunin, vediamo che loro hanno le telecamere, però non hanno macchine, non hanno un caspita di nulla, ma adesso sono passati questi 10 anni dalla fine della guerra e loro hanno praticamente quello che abbiamo noi, se non di più. Già questo è stato un po', vi ho detto, vabbè. Però magari forse io cerco troppa logica in queste cose, mi manca, non dovrei, vabbè. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è Naruto. Adulto, non esteticamente, ma caratterialmente, perché Naruto sin dall'inizio della storia lui vuole una famiglia, cioè nel senso vuole sentirsi accettato, vuole sentirsi parte di. Lui infatti vuole diventare Hokage per essere rispettato dal villaggio, perché considera nonostante tutto tutti gli abitanti del villaggio come fratelli, iniziando da Sasuke e finendo da tutti gli altri. E quindi vuole essere una guida, un qualcosa per tutti, insomma, alla fine il succo era questo. Naruto è diventato un povero coglione che sta dietro alle scartoffie, ai compiti burocratici che gli danno, quindi sta dietro la scrivania a una pila dei fogli a fare questo. E tu dici no. Cioè, hanno cambiato Naruto da così a così nel giro di 2 pagine. Farmi Naruto, che era, diciamo, diverso da tutti sotto ogni punto di vista, poi non si parla solamente perché non aveva genitori, eccetera, eccetera, anche se ancora io devo capire come caspita era che nessuno si era accorto di questa cazzarola di Pushkin incinta, di Minato. E cioè, non se ne è accorto nessuno, nessuno sapeva che sto figlio era figlio di loro, vabbè, questa per me è una gran stronzata, ma ok. E lui, cioè, lei era quello allegro, quello che pensava a tutti gli amici, ha inseguito Sasuke per tutto il fottutissimo manga, due palle con sto Sasuke, poi fa i figli e li ignora, perché c'è appunto il figlio che in giapponese dovrebbe essere Boruto, Borto, Borto, una cosa del genere, l'hanno chiamato Bolt, vabbè, che mi sembra la pubblicità di Bolt 2 in 1, cioè veramente Bolt, scrivete Boruto era meglio. Comunque, questo figlio addirittura, siccome si è trascurato dal padre, si mette a fare le marachelle come le faceva Naruto. Naruto faceva tutte quelle marachelle, scarabocchiava i faccioni degli Hokage per farsi, per attirare attenzione. Infatti c'era Iruka che da una parte gli ha fatto da padre, poi lui non l'ha cagato più sto povero Iruka. Comunque, il figlio di Naruto fa la stessa cosa che faceva il padre, solo che mentre il padre aveva un motivo, cioè lui non doveva avercelo, invece Naruto trascura il figlio. Ha sempre voluto una famiglia, ha sempre voluto il genitore, ha sempre voluto questo, ha sempre voluto quello, e poi mi trascura tuo figlio. E questa è una gran cazzata, secondo me. E già qui io dico che palle sta collana che si gira. Già qui io ho storto un po' il naso perché dico, boh, vabbè. Sasuke uguale. Cioè, anche lui è rimasto senza famiglia. Vabbè, Sasuke non è che diceva voglio una famiglia perché io da qua e da là. No, però comunque uno che voleva vendicarsi per quello che era successo alla sua famiglia. Prima voleva uccidere il fratello perché gli ha levato bambino e papino e tutto il resto. Anche qua Kishimoto mi deve spiegare delle cose, però vabbè. Ok, insomma, così. Poi cresce, va bene, però lui vuole vendicarsi, ok. Però anche lui si sentiva solo perché appunto aveva conosciuto l'affetto familiare, stare senza genitori, senza fratelli, senza niente. Insomma, per lui era una mancanza. E adesso che lui ha una famiglia fissabile, dovrebbe stare con la famiglia. Invece ha fatto tipo Vegeta, si è trombato Sakura, è rimasta incinta, ma lui se ne va in giro per cavoli suoi. Cioè, queste sono cose che veramente mi hanno fatto. Cioè, io non dico che dovevano stare lì a fare cicci bau bau ai figli, però magari non trasformarmi il carattere di tutti e due. Sì, vabbè, Sasuke è un po' più solitario, però comunque accomunava con Naruto questo desiderio, tra virgolette, di avere una famiglia, non di avere una famiglia, comunque di. Vabbè, ci siamo capiti, non mi viene, ok? Però vederli adesso così, cioè Naruto immerso nelle scartoffie, trascura i figli, quello Vanfio se ne va, cioè hai perso una famiglia, non perdere anche la tua, quella che tecnicamente ti sei fatto da solo. Niente.
Boh, cioè non mi è piaciuta questa cosa. Poi Naruto come grida a Bolt, cioè nel senso, non lo so, non era questo che mi immaginavo io come seguito di Naruto. Comunque come Naruto da grande, sì, non lo certo non lo immagino che stava in giro a fa casino, però diciamo doveva essere un Hokage diverso, lui era diverso e invece non è andato a diventare normale, cioè come il terzo Hokage lì in mezzo alle scartoffie finisce là. E è per questo che Naruto mi ha deluso sotto questi punti di vista, questo cambiamento repentino. Addirittura Sakura, che tecnicamente era diventata Katsuki, l'hanno fatta vedere che sta pulendo solo casa. Anche Hinata, che fa, porta l'altra figlia al cimitero. Cioè, l'ha fatta diventare, sì, capisco che le guerre non ci sono più e tutto il resto è storia, però vedere queste ragazze che si erano date tanto da fare per diventare chi ninja medico, chi quello, chi quell'altro, me l'ha fatta diventare delle casalinghe disperate e basta. Guarda figli, fine. Boh. Che poi la figlia di Sasuke e Sakura sembra più figlia di Karin, cioè assomiglia a Karin in un modo indicibile. Mi hanno fatto diventare anche una cicciona obesa di 140 kg. Vabbè. E questo ecco che non mi è piaciuto adesso che lo dico a caldo, a freddo, scusate. Cioè, dopo che ci ho ragionato un pochino di più, oltre insomma, il fatto delle coppie che è come se ci avesse detto vi do il contentino, pa, 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 e basta, scusate qua mi si apre ogni tanto un po' di roba, via. E quindi non lo so, io questo ho provato leggendo una lingua, vorrei adesso anche un vostro parere a freddo dopo la fine, un po' di tempo di Naruto. Cioè se anche voi avete notato queste cose, se vi sono piaciute, perché magari a qualcuno gli è piaciuto il cambiamento di Naruto, però cioè, dopo tanti anni che segui una storia, che sia una serie TV, che sia un manga, che sia un anime, vedere un finale del genere, poi non c'è la parte importante, ovvero come si sono avvicinati, cioè Naruto, cioè Sasuke e Sakura, vabbè, sì, pure ci sta, però alla fine non sapeva mai che si è messo con lei, sembra quasi ti faccio un favore. Ma Hinata e Naruto, sì, va bene, Naruto magari un po' sta sempre dietro a Sakura, però che all'improvviso ha scoperto Hinata, non so, non mi piace, non mi piace. Poi tutti i loro figli hanno più o meno la stessa età, quindi tecnicamente sono messi tutti quanti, queste coppie si sono trombate nello stesso momento, facendo i figli più o meno nello stesso periodo. Oh, regà, mi raccomando, stasera alle 8, cioè, sembra che hanno fatto una cosa del genere, cioè, tutti la stessa età i loro figli. A parte il figlio naturalmente di Asuma e Kurenai, che naturalmente lei era già incinta, quindi non poteva avere la stessa età. Anche se cioè, non si è capito neanche quanti anni sono passati, perché i figli più o meno avranno 10 anni e il figlio di Kurenai ha attivo molti di più, quindi non ho capito quanto tempo è passato veramente. O non me lo ricordo, l'ho rimosso, non lo so, può essere. Però ragazzi, detto questo è il mio commento di Naruto a freddo. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video.